Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Marvel Snap. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se nuovi. Lascia l'hashtag Marvel Snap con sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Ieri è stato pubblicato un deck interessante, Ultron, con proprio la nostra mitica mistica ragazzi, che abbiamo trovato nell'ultimo video, con cui abbiamo fatto anche il deck, quello molto interessante, del Devil Dinosaur. Allora, andiamo a vedere com'è questo Ultron Patriot. Intanto volevo dirvi una cosa: ho letto dei commenti interessanti che mi dicevano il deck specifico va fatto con queste carte, il deck specifico va fatto con queste carte. Non è così. I deck sono con una base di gioco e poi vanno variati in base alle carte che abbiamo o all'idea che abbiamo. Per esempio, nel mio deck che mi aveva portato a 60 in questa stagione, ha fatto un drop per fare dei test con altri deck, giustamente avevo utilizzato addirittura il cagnolino che non c'entra niente all'interno dell'ELA e funziona, quindi si varia. Allora, andiamo a vedere Ultron Patriot. Questo è il deck come è stato pubblicato, quindi non ho fatto modifiche, è così. Ant-Man, giustamente conoscere tutti che fa, più 3 se possiedi altre 3 carte in questo campo. Quirrell Girl, ragazzi, perché giustamente ci servono i suoi doppioni che vanno a essere senza effetti. L'Iceman, che è un 1-2 che comunque dà un fastidio aumentando il costo di una carta random dell'avversario. Lo Scorpion, che dà il fastidio che riduce di 1 tutte le carte in mano dell'avversario, niente male. La Mistica, che va a prendere l'effetto continuo o del Patriot o del Khazar o del Blue Marvel o addirittura di nessun altro, perché Ultron si moltiplica, quindi nient'altro, solo di loro. Poi abbiamo la Storm per bloccare una zona come decidiamo noi. Abbiamo giustamente il Khazar più una forza a tutte le carte costo 1, quindi la maggior parte sono costo 1, come vedete. Poi abbiamo Blue Marvel più una a tutte le carte in mio possesso. L'Abominio, che praticamente è un 5-9, quindi costa poco, molto potente, che viene potenziato da tutto il resto. Dottor Doom, che crea 2 doppioni senza effetti che vengono potenziati anche dal Patriot. E poi Ultron, che crea tanti piccolini 1-1, quindi asciami. In questa maniera potremmo potenziarli tutti col Patriot, niente male, oserei dire. Andiamolo a provare, vediamo se riusciamo a giocarlo. Ok, si parte, prima partitina contro uno che si chiama Un Link. Allora, direi di iniziare con un bel Iceman per dare fastidio all'avversario. Molto a secco. Aumentiamo il costo di una sua carta. Speriamo di aver preso qualcosa di buono con Iceman. Allora, le carte non possono essere giocate qui, e questo è già un problema per noi, perché di qua c'è mescolare rocce, anche se le rocce sono senza effetti e Patriot le potenzia. Quindi potrei pure rischiarmela. E utilizziamo le pietre. Ok, vediamo un po' se peschiamo proprio la pietra. Tanto, ok, no. Un bel Dottor Doom. Oserei esagerare e andare di Storm a sinistra. Ok, bella secco. Bene così. Perfetto. Quella zona ce la stiamo per bloccare. La possiamo bloccare con lo Squirrel Girl abbinato al Patriot. In questa maniera poi utilizziamo Mistica per raddoppiare. E quella zona cresce anche se non ci si può spostare all'interno. Abbiamo vinto. Il nostro avversario già si è ritirato. Va bene. Allora ragazzi, vediamo di riuscire a portarci a casa una partita con questo Ultron Patriot con la Mistica. E vediamo come se la cava. Dopo il terzo turno viene aggiunto qui una carta casuale, Iceman. Facciamo subito fastidio al nostro avversario, dai. Poi buttiamo in faccia subito un bello Scorpion. Oh, mostro di forza 9. Contra come senza, diciamo, effetti. Scorpion a sinistra di nuovo. Abbassiamo l'attacco di tutta la squadra avversaria. Vediamo cosa succede. Più 2 forza le carte nella tua mano. Ok, non è un'ottima situazione. Uno spazio lo devo sempre lasciare libero, almeno per il Doombot. Il problema è che se faccio Squirrel Girl da un lato mi si quasi riempiono tutte le zone. Va bene, facciamo così. Squirrel Girl, moltiplicazione, vai. Ma speriamo che arriva Patriot. Ha fatto pescare 2 carte il nostro avversario, lo dobbiamo ringraziare. Mi ha fatto riempire una zona che volevo rimanesse libera per il Doombot. E il problema è che non è senza effetti. Ok. Il Patriot è arrivato, quindi potremmo anche azzardare a mettere subito Patriot, perché siamo al quarto turno. Olè.
Vai così. Patriot, potenziamo. Discreto. Oh oh. Ha levato l'effetto Ant-Man. Ok, abbiamo Mistica. La potremmo mettere all'ultimo turno insieme a Storm. Oppure mettere adesso e poi mette Abominio dove decidiamo noi. Facciamo così, Mistica. E diventa doppio The Patriot. Quindi si dovrebbero potenziare anche tutto il resto. Vediamo un po'. Allora, dovrebbe contare senza effetto Ant-Man, quindi si è potenziato uguale. No, maledetto Lob Goblin al centro. E allora devo, per forza di cose, o mettere Blue Marvel a destra o mettere Abominio. Secondo me lui verrà a destra. Quindi io ci butto Abominio. Vediamo un po'. Perché per adesso siamo in vantaggio ancora anche al centro, nonostante Lob Goblin. Perché in pratica viene potenziato di uno. Quindi va in paro con Monster. Vediamo un po' cosa decide di fare il nostro avversario. Ok, ha fatto quello che pensavo. Quindi a destra l'abbiamo battuto con Abominio. Probabilmente anche al centro. No, ci ha fregato. No, non ci ha fregato. Noi abbiamo potenziamento, quindi 17, 14, 19. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo vinta. Niente male. Altra partita per noi contro Elodie o Eldi. Aggiunge una carta casuale, uno bello Spider-Man. Ok. Giustamente si parla di spostamenti, noi non facciamo spostamenti. Iceman. Andiamo subito, belli carichi. A dare fastidio all'avversario. Ok, non si possono giocare qua le carte dopo il quarto turno. Potremmo pure riempire quella zona, ipoteticamente. Ale. Azzardando un riempimento interessante con il doppio Patriot. Mettiamola così. Oppure, dipende cosa ci esce in mano. No, non va bene. Il ninja è senza effetto, quindi il Patriot dovrebbe potenziarlo, ipoteticamente parlando. E potremmo azzardare o una chiusura con Storm e poi mettiamo Patriot. Oppure dobbiamo fare una carica alla fine. Allora, proviamo. Storm a destra. Dipende quello che esce. Bene. Inondazione sulla destra. Aia, Electra che ci toglie Ant-Man. Problematica la faccenda. Non possiamo giocare carte lì, però là ci servono carte. E quello è sempre il problema grosso. Potremmo azzardare un Khazar centrale e sperare che lui non metta niente lì. E poi andare tutto centrale con Patriot e Mistica alla fine. Di fare Blue Marvel, Patriot, Mistica. Ok. Quella zona si potenzierà di veramente poco. Quella a destra. Però la possiamo recuperare in seguito. Quindi ho due opzioni. E non sono belle. Nel senso, posso scegliere di fare Patriot a secco e fare un più due a tutti quelli senza effetti. Anche se vedo che ci stanno poche carte senza effetti. Oppure andare a potenziare tutte le carte con Mistica e poi andare con Ultron. È una brutta scelta, raga. Non so che inventarmi. Allora, facciamo così. Non posso giocare niente e non può giocare niente lì. Ipoteticamente potremmo pure riuscire a vincere. Patriot e Ultron. Anche lui è in deck col Khazar. Però rimane bloccato pure lui in questo momento. Io invece posso evocare. Devo sperare che non ha Ultron. Ok, Ultron dovrebbe riempire qua e riempire alla destra. Anzi, snappo pure. Ok, Blue Marvel, quindi dovremmo aver vinto. Ipoteticamente parlando. Vai. Khazar potenzia. Giustamente Patriot potenzia. Ottimo. Dovremmo aver vinto. Forse no. Ok, sì, 12, 11 e 16, ho vinto. Fantastico, ci siamo riusciti. Altra partitina per noi. Ragazzi, non è il deck che preferisco, sinceramente. Io preferisco ancora il mio. Sono stati invertiti attacco e costo. Niente di eccezionale. Anche perché questo è 4-4, 1-1, 5-6. Sì, questo forse abbiamo guadagnato su Dr. Doom. Squirrel Girl. Cominciamo. Ok. Perfetto così. Allora, noi ci converrebbe, visto che abbiamo Dr. Doom,
esagerare a sinistra o a destra, giustamente dipende come giocheremo. Poi potenziamenti, quindi di Khazar, Patriot e poi Dottor Doom. Ok. Vediamo un po', cerchiamo di fare le cose equilibrate. Mescola 5 rocce nel mazzo, quella non è una buona cosa assolutamente. E io potrei anche azzardare una bastardata. Nel senso di bloccarmi questa zona qui. Il problema è che non è quella che vogliamo che si blocchi. Andiamo di Storm a destra. Tanto al centro si ferma al quarto turno. Quindi riusciamo a prendere vantaggio in quella maniera. Ok. Possiamo andare di Khazar a destra. Tanto deve dare solo potenziamento alla zona. Ok. Non riempiamo perché lasciamo uno spazio per il Dottor Doom. Il nostro avversario ha riempito la zona centrale. E diventa anche una bella zona carica. Quindi anche se mettessi Dottor Doom al centro non farei nulla di buono. Forse mi servirebbe una zampa più grande. Però possiamo azzardare ugualmente con Dottor Doom. Anche perché io ho riempito, il mio avversario no, però sugli ultimi 2 turni. E dobbiamo sperare di riuscire a ribaltare la situazione in maniera drastica. Ok. Niente male, al centro non ci arrivo assolutamente, a sinistra non ci arrivo assolutamente, almeno che non vado di abominio e quindi faccio un più uno. E quindi arriviamo a 19, perché se faccio Patriot qua sto a rischio. Quindi io faccio abominio a sinistra e a destra lui non ci può andare, ipoteticamente potremmo aver vinto e provo anche a snappare. Volevo usare Patriot, ma non conviene, raga, 2 zone bloccate. Conviene andare a secco e aumentare il massimo del livello che possiamo. Anche perché non so che deck specifico sia. Sta con Rescue, quindi probabilmente potrebbe mettere. Vediamo un po'. Siamo un po' a rischio. Spectrum. Quindi no, abbiamo vinto noi, alla grande. Portata a casa anche la terza. Questo è l'Ultron Patriot. Sinceramente non è un deck che io preferisco, però è uno dei migliori attualmente. Con il Patriot e la Mistica insieme. Quindi provatelo se lo volete provare. Io preferisco ancora usare il mio Ela. Anche perché mi ha fatto salire e mi continua a far salire molto velocemente. E mi piace giocarlo. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se nuovi. Lascia l'hashtag MarvelSnap qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.